Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come sempre ormai dagli ultimi giorni vi faccio un piccolo riepilogo, sia per chi si fosse perso alcuni video, sia per chi vede questo video per la prima volta. Io sono Manuel e da circa 7 mesi viaggio e lavoro in van in giro per l'Europa. Nella prima parte del mio viaggio sono stato nel nord Europa, poi sono stato 2 mesi in Spagna e Portogallo e ora tornando in Italia ho deciso di visitare la Sardegna. Questo infatti è il mio secondo giorno in Sardegna, ma non ho ancora visto nulla, perché sono arrivato 2 giorni fa, ma il primo giorno era sera, quindi non ho potuto fare nulla, e il secondo, cioè ieri, ha piovuto tutto il giorno e soprattutto io ero di turno il pomeriggio, quindi ho dovuto lavorare e non sono uscito dal van e infatti non ho neanche ripreso. Ieri è stata una giornata un po' particolare perché non so se vi ricordate, nell'ultimo video avevo detto che non avevo acqua. Qui in questa parte di Sardegna non sono riuscito a trovarla, non ci sono fontanelle, non ci sono aree attrezzate, quindi ho dovuto sfruttare la mia riserva d'acqua. Infatti ieri ho fatto la doccia con la tanica. Fortunatamente da circa una settimana mi sto facendo la doccia fredda, quindi ero abituato perché sennò sarebbe stato un trauma enorme con il fatto che fuori non faceva caldo. Comunque, oggi sono di turno invece la notte, quindi sfrutterò tutto il giorno per vedere più cose possibili. Ho lasciato in van, che vi farò vedere dopo, in un parcheggio che non è nulla di che, però era l'unico disponibile. Anzi, vi farò notare anche una cosa, che quando sono arrivato io, qui non c'era nessun camper e nessun van. Poi, come le api sul miele, appena un van si mette in un posto, tutti intorno ci si mettono, perché naturalmente dove c'è uno si crede che sia più sicuro. L'avrei fatto anch'io, sinceramente. Quindi ora cosa facciamo? Prendo il drone, perché vorrei fare un po' di riprese. Prendo la macchina fotografica, l'attrezzatura video e stavolta anche il monopattino, perché dall'ultimo viaggio ho deciso di prendere anche il monopattino. E andiamo alla visita di Golfo Aranci. Un'introduzione un po' lunga, ma almeno vi ho detto un po' di cose. Capite perché era meglio una bicicletta elettrica? Direi che il monopattino per fare off-road non è proprio adatto. Però questo ci abbiamo e ci accontentiamo. Non è decisamente il posto adatto per un monopattino. Ora spero che più avanti migliori, se no me la devo fare tutta così. Purtroppo non immaginavo che fosse strada sterrata, altrimenti non l'avrei preso. È tosta perché mi devo ogni tanto prendere anche lui in braccio, perché capite bene che non posso salire sul monopattino. Però da quello che vedo mi sa che dopo ne varrà la pena. È arrivato il momento. Guardate che salita. Anzi, non credo che renda in camera. Ho avuto un'idea. Ora nascondo il monopattino e lo prendo a ritorno. Tanto può solo che peggiorare, perché sto salendo praticamente su una montagna. Quindi ora credo che lo nasconderò da queste parti e poi a ritorno lo prendo. Non so se sentite dal vento e come vedete dal cielo, il tempo sta peggiorando. Ho fatto un altro chilometro in salita, non mi manca poca la vetta, ma se comincia a piovere per me è finita, perché io ho tutta l'attrezzatura dentro lo zaino e lo zaino non è impermeabile. Ora sto cercando di far volare almeno il drone, il problema è che forse come sentirete dall'audio c'è tantissimo vento e il mio drone, essendo molto piccolo, non è adatto a volare con il vento forte, perché me lo porta via e praticamente è come se tu prendi 500 euro e li butti fuori dalla finestra. Alla fine ho ripreso il monopattino, perché una coppia mi ha detto che non era proprio adatto il monopattino, ma non ho fatto una stupidaggine, perché arrivando in spiaggia poi c'è una strada che mi porta indietro e quindi in realtà col monopattino ci metterei ancora meno tempo. Quindi l'ho ripreso e sto andando alla spiaggia. I delfini? Ci stanno i delfini? L'iPhone lo sai usare? Come? L'iPhone. Ah certo, sì. Anzi, starei pure tu una parte, perché prima stava registrando. Allora, qua YouTube.
No, vado, vado, no, no, perché poi me lo dimentico. Tu mi registrami il contatto. Ah, ok. Così io cerco. Eccoci arrivati a questa bellissima spiaggia. Lungo il tragitto ho incontrato questo signore che avete appena visto, Paolo, che oltre ad avermi dato un po' di consigli, ad avermi messo in guardia sulle zecche, perché qui ce ne sono parecchie, e mi ha fatto vedere il percorso e mi ha detto come tornare indietro e mi ha confermato la cosa che con il monopattino ora sarà più facile tornare. Il posto è pazzesco, col fatto che vengo da Spagna e Portogallo, vedere un'acqua del genere mi fa rimanere senza parole e infatti sto rosicando perché non ho né il costume né il cambio, altrimenti oggi il bagno me lo sarei fatto. Sopra non sono riuscito a far volare il drone perché c'era troppo vento, qui invece sembra che va un po' meglio, quindi ora ci proviamo. Eccoci arrivati, comunque io sono senza parole, cioè io non ho idea di il navigatore come faccia a funzionare così. Praticamente percorrendo tutta questa strada, in 4 minuti io ero alla spiaggia, invece il navigatore mi ha fatto fare tutta questa strada, salire su quella montagna e scendere. Cioè io non ho parole. Ah, vabbè, lasciamo stare, tanto se non facevo la passeggiata non avrei incontrato Paolo, non mi avrebbe dato alcuni consigli, quindi va bene così. Mi sono fatto una passeggiata. Comunque ora ho una fame allucinante, quindi assolutamente mangio qualcosa. Il problema più grande di stare senza acqua non è tanto la doccia, perché alla fine ho rimediato con la tanica, ma non posso lavare le pentole e stanno tutte in mezzo ai piedi. Ho deciso che mi faccio un po' di pasta, quindi sfrutto quella poca acqua che mi è rimasta nella tanica per cucinare. Allora, capiamo un attimo con cosa farci questa pasta. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Sì, sugo, tonno e olive. Penso che negli ultimi mesi avrò mangiato quasi tutti i giorni le stesse cose, però come ho già detto in un altro video, fortunatamente mangio quello che mi piace. Mettiamo un po' d'olive, che ci stanno bene. Alla fine ho fatto le 4, ma tanto va bene così perché oggi sono di turno di notte, quindi gli orari sono a prescindere tutti sballati. E voilà, io mi metto a mangiare, quindi buon pranzo a me e buona cena a voi, perché quando voi vedete questo video, non so quando, saranno sicuramente le 8 di sera, perché carico di solito video a quell'ora. Ho dato una sistemata alla buona e ora proviamo a cercare quest'acqua. Ormai delicatamente, perché più di qualcuno mi ha riproverato che aprivo gli oscuranti con troppa forza e se si rompono sono un sacco di soldi, e dato che in questo periodo ho bisogno di tutto tranne che spendere più soldi, ci sto molto attento. Avevo trovato una fontanella in questo benzinaio, però purtroppo la ragazza mi ha detto che non me la può far caricare perché non è un servizio che fanno e se passano i vigili, in realtà ha detto che qui fanno sempre un posto di blocco i carabinieri, la rovinano. C'è un camping, mi ha detto, e ora speriamo che riesca a trovarlo lì. Comunque non pensavo che fosse così difficile trovare l'acqua. Negli ultimi 6 mesi è il posto dove sto avendo più difficoltà a trovarla. Salve, buongiorno. Buongiorno. Buonasera, volevo sapere se era possibile caricare l'acqua. Caricare acqua? Sì, pagando naturalmente. Ma guardi, può andare là in fondo al parcheggio, che dovrebbe esserci una canna vicino al camper service. Ok. Può usare quella. Quanto le devo? Niente, va bene così. Sicuro? Troppo. Grazie mille, la ringrazio, gentilissimo. Come avete sentito, anche qui non si poteva, però me l'ha fatto fare.
e ora gli lascerò una recensione positiva. Che casino comunque. Devo stare super attento. Fortunatamente io di acqua già ne consumavo poco, ma una famiglia come fa? A questo punto carico anche la tanica, dato che ci siamo, così qualsiasi problema ho sempre 20 litri di emergenza. Perfetto, acqua ricaricata, quindi notizia super positiva, ne ho 120 litri. Ad ora i sardi super gentili, io non so come sono i sardi, come li reputino, però a me sono sembrati super gentili. Ora ho impostato il navigatore, ce ne andiamo a Porto Cervo, anche se è super turistico voglio vederlo, anche perché nei prossimi giorni non so se ci riuscirò, quindi ci proviamo. A dopo. Benvenuti a Porto Cervo. Mamma che macchina. Wow. Purtroppo in questa parte di Sardegna mi sentirò molto povero. I negozi sono tutti chiusi. Qui abbiamo Bulgari, Prada, Giorgio Armani, Louis Vuitton. Però sto da solo, ci sono solo io qui. Questo purtroppo non è un posto per quelli come me. Uno per i soldi e due perché qui viene un turista, non viene un viaggiatore. Però c'è una pace pazzesca. Immagino qui ad agosto cosa può esserci. Guardate che acqua, una piscina, avrei una voglia di farmi il bagno. Un'altra cosa che mi piacerebbe è fare un viaggio con una nave del genere. Secondo me dovrebbe essere molto molto bello, però non ho idea di quanto costi fare una vacanza su un posto del genere. Mi sa che la visita a Porto Cervo è finita, è tutto qui. Eccoci qua. Devo dire che questi posti mi mettono... Non saprei dirlo, non tristezza, ma una sensazione strana, perché quando vieni qui capisci che chi fa questo tipo di vita, ecco, è passata qualche coppia, con macchinoni spropositati, ho visto anche le buste che avevano, Gucci, Hermes e via dicendo. Fanno un tipo di vita che per noi comuni mortali è un sogno, perché alla fine sei completamente libero avendo tutti questi soldi, poi in realtà non lo sappiamo noi. Mi fa una strana sensazione, non lo so perché mi era già successo. Comunque, ci riavviciniamo dove eravamo prima, così passiamo la notte lì e domani andiamo a vedere questa immersione. Se lungo la strada trovo un bel punto in cui si vede il tramonto e c'è un bello spiazio, facciamo anche un video con il drone al tramonto. Thank you.
Ed eccoci arrivati. Devo dire che sono un po' stanco, forse perché oggi ho camminato veramente tanto. Fra un'oretta attacco anche, perché ora sono le 9. Quindi ora chiudo tutto. Mentre cucino do una bella sistemata al van, così la mia testa è felice. E poi mi sa che mi faccio una bella doccia gelata, così mi sveglio e sono pronto per questa notte. Vediamo cosa ci mangiamo oggi. Ok, dato che comunque ieri ho mangiato carne, a pranzo ho mangiato pasta, mangio un po' di legumi, quindi facciamo vellutata di verdure con spinaci, grattini all'uovo e credo siano, sì, fagioli. Vediamo se... Di dove? Fagioli spagnoli, sì, confermo, fagioli rossi spagnoli. Che non hanno un bel aspetto, ma dobbiamo mangiarli. Mentre bolle la pasta, io mi faccio questa benedetta doccia fredda. Allora, alle 9:30 di sera io non ho nessuna intenzione di fare questa doccia benedetta, però devo farla. Ormai ho deciso di fare questa sfida, quindi la faccio, anche se ora me la sarei fatta volentieri una bella doccia calda. Siete pronti a vedere il volto della sofferenza? Io no. Questa sarà la sesta, la settima doccia che faccio fredda. Quando non c'è la telecamera mi lascio proprio andare, perché è quasi doloroso. Cioè, poi a quest'ora di sera lasciamo stare. Comunque, col fatto che voi mi vedrete, mi darò anche un contegno. Però devo dire che l'ultima volta che l'ho fatto con la Danica ho sentito meno freddo delle altre volte. Cioè, forse mi sto anche abituando, non lo so. Ma chi me l'ha fatto fare a fare questa sfida comunque? Mannaggia. Devo dire che questo esperimento sta funzionando, non ho sentito per niente freddo e anche quando esci ti senti molto meglio. La mattina è pazzesco, cioè, senti proprio la differenza. Comunque, cena pronta, sì, lo so, un aspetto orribile, penso sia buono però, perché tanto il sapore è quello. Mentre mangio comincio a lavorare, quindi noi ci vediamo dopo.